23 maggio 2020, 28° anniversario della strage di Capaci, Palermo chiama Italia, Monte di Procida c'è. Con il sindaco Peppe Pugliese, allora, si è ricordato questo importante momento, ma si è anche dedicata questa giornata a chi comunque ha dato il cuore in questa emergenza Covid-19 a Monte di Procida. È una giornata per la legalità, una giornata dedicata alle legalità e quindi a tutti coloro che si battono per la legalità e per lo Stato. Visto che la mafia ha rappresentato un attacco allo Stato, io in questa emergenza lo Stato l'ho sentito vicino e quindi mi è piaciuto ricordare anche l'impegno delle forze dell'ordine, la Polizia Municipale, la Capitaneria, la Guardia di Finanza e la Tenenza di Baia, i Carabinieri, si sono battuti al nostro fianco per tutelare la comunità Monte di Procida. E voglio anche ricordare il grande impegno dei volontari, innanzitutto la Falco, ma poi si sono create due squadre speciali, una squadra per la comunicazione con i droni, con tutto il sistema di comunicazione, con i video, con i documentari, e un'altra squadra eccezionale per le sanificazioni, persone che non c'entrano ben poco il comune, commercianti, pasticcieri, americani, tutti insieme uniti da un unico obiettivo, quello di tutelare Monte di Procida, tutelare la nostra comunità. Quindi oggi specifichiamo bene una cosa, siamo ancora in emergenza, non possiamo dichiarare chiusa l'emergenza, però oggi abbiamo colto l'occasione per ringraziarli tutti. Sindaco, oggi è anche un compleanno molto importante, no, per Monte di Procida, quello di Pippo Coppola. Sì, oggi è anche il compleanno di Pippo Coppola, una persona che si è battuto per la legalità, che credeva molto nella cultura della legalità, nella cultura del confronto, in un confronto che non doveva mai travalicare nelle offese, quindi una legalità in tutti i giorni, una legalità anche nei comportamenti profondamente rispettosi, anche diciamo, di coloro che non hanno il nostro stesso punto di vista. Stasera lo ricorderemo anche con una manifestazione Ciao Darwin organizzata online dalla Onlus Pippo Coppola, e mi fa piacere che tanti ragazzi oggi parlano di Pippo Coppola e si approfondisce questa figura che è stata veramente importante per la nostra comunità e che può con il suo esempio essere diciamo un principio, diciamo un valore paradigmatico da seguire per tutti noi.